Dall'area stile on air dell'Hotel Royal di Sanremo abbiamo Pierpaolo Pretelli. Ma prima parlavi diversamente, mo parla a cucina. Allora facciamo tutto a cucina. Facciamo la cucina, dai. Sono vicino alle Marche. Ma perché? Da dove sei? Io sono della Basilicata, insomma. Ah, però lo fai benissimo l'accento marchigiano. Sì, dai, frequento spesso le Marche. Allora, visto che è così simpatico, ti racconto un aneddoto. Quando tu hai iniziato la tua carriera televisiva, posso dirlo, come velino, eri bravissimo. Tanti anni fa. Proprio l'anno che io ho aperto il profilo Facebook a mio padre, per scherzo ho messo una tua immagine. No. E ti giuro i commenti, ma com'eri bello Massimo. No, da giovane ho detto, cioè, ma non potete crederci. Il profilo, Massimo. Ti abbiamo rubato l'identità. Massimo, ridammi il profilo. E tu hai ricevuto un sacco di complimenti, però ecco, ma dai, meno male, grazie Massimo. Ti ho spacciato per mio padre. Senti, come sta andando questa settimana di festival? Immagino sia veramente un frullatore pazzesco di emozioni. Assolutamente sì, devo dire che io penso che arrivi a casa, insomma, tutti parlano di Sanremo, quindi questa energia è sicuramente palpabile qui in particolar modo, nel senso ogni angolo è festa. Esatto. E ci vuole un pass per ogni mese. Tu fai un pass, ci vuole un pass. È vero, cioè, te lo ovunque. Chiedono di io pure ho la collezione di pass. Esatto. Di dietro. E quindi c'è questa energia della gente che poi vive Sanremo sia di giorno che di notte, quindi non solo il giorno nel cercare magari di incontrare il proprio beniamino, ma anche la sera dove veramente c'è festa, party ovunque. Esatto. Senti, progetti futuri? Progetti futuri, sto scrivendo uno spettacolo teatrale. Pure, no, perché lui è un vulcano, ne fai di ogni. Un vulcano che non è esploso ancora. sì, sto cercando appunto di incanalarti un po' la strada lì, quindi con questo spettacolo teatrale dove porterò un po' quello che penso di saper fare, nel senso, non sono un cantante, però canto, non sono un ballerino, ma ballo, quindi metto un po' di cose insieme, racconto anche un po' il mio percorso, diciamo, da partire da Maratea per arrivare poi passando per Roma a Milano, insomma, tutte le vicissitudini della vita. Sei simpaticissimo, allora ti aspettiamo nelle Marche. Ma guarda, quando mi nemo? Mangiamo che tu di Ciauscolo, a Civitanova. Stiamo a Civitanova, Ciauscolo ovviamente. Ciauscolo, che te lo mangio Ciauscolo, è ovvio. E allora, grazie mille Pierpaolo Pretelli, ti aspettiamo. Grazie, ciao.